Wahey coach, ben ritrovati da vostro Andrei Controllo su Pokémon Quest. Voi non avete idea di quanto tempo è passato dall'ultima volta che ho registrato e direi che è ora di andare a prendere d'assalto la Landa Punta Spiglio. È il team, sì, è un bel team. Ora, avrei allenato anche altri Pokémon, tipo Dugtrio, che ho al 41, Alakazam, che ho quasi 40, Dragonair al 30 e Charizard al 36, appena evoluto. Diciamo che la squadra è pretty easy, ovvero una squadra insomma composta da Pokémon decisamente forti. E dobbiamo affrontare il tipo Coleottero è quello avvantaggiato, mi sembra. Quindi, che tipo abbiamo? Normale. E perché il tipo Coleottero sarebbe avvantaggiato allora? Una Dragodanzella. E Dragonair da quando si è evoluto è molto forte, ho fatto una lotta con lui appena evoluto, anche Charizard, Alakazam che ho potenziato al massimo con tutti quanti gli strumenti possibili, quindi insomma è bello tosto. Ah, Drowsy, Pokémon Psico! Se avessi Gastly potrei fare Palla Ombra. In prima gen non c'era Palla Ombra, ma qua hanno messo tutte quante le meccaniche e le tecniche della settima, però... Solo i Pokémon di prima. Non ha senso. Potevano farle tutti quanti. Almeno perché essendo più che altro un mobile game questo, farà la stessa cosa che è successo a Pokémon Go. Farà il boom, poi non farà più nulla. E se avessero messo molti più Pokémon, anche i Nostal Fag che lo scaricano solo per giocarci, perché sono 151 Pokémon, no? Avrebbero comunque sia visto che i Pokémon non si sono fermati alla 151esima, ai 151, ma hanno comunque sia fatto molti più numeri e sono una potenza assurda. Io personalmente alcuni Pokémon nuovi li trovo fantastici. Non ho mai snobbato Perusion! Non ho mai snobbato i Pokémon nuovi, mi sono sempre piaciuti. Certo, ci sono le eccezioni. Anche perché la prima gen non è che Grimer sia tanto carino, insomma, parliamoci chiaro. Sono molto contento che siamo all'aperto, così almeno Turbo Fuoco ha un gran potenziale di distruzione e non si va a bloccare contro i muri. Sono molto contento di questa cosa. Vai, finito, è finito. Vai, grande così Charizard. Potrei anche fare questa Landa Punta Speed tutta quanta in una volta sola, con 5 appunto... 5 livelli di carica della batteria. Potrei comunque sia sempre... la Kazama è al 39, non ancora a 40, ci manca poco. Ho davvero levellato tantissimo qui al boschetto. Qui, nella grotta Ombelico. Davvero, davvero tanto ci ho giocato lì. Per potenziare i Pokémon. E quindi, insomma, è un bel metodo per potenziarli. Poi, che abbiamo qui? Pokémon di fuoco. E il tipo Coleottero è quello che è più forte qui dentro? Ma dietro c'è qualcuno che ci sta punzecchiando il sederino, PJ! I PJ! E noi dovremmo usare il tipo Coleottero, ma già avrebbero massacrato quel tipo Coleottero. Che poi in prima gen il tipo Coleottero... No. Tipo Coleottero in prima gen sono... Butterfree e Beedrill, finito lì. E l'unica mossa che c'era era doppio ago, però qui come abbiamo detto ci sono tutte quante le tecniche fino alla settima, mi sembra la sesta sicuramente, ma la settima non ne sono proprio tanto sicura. Dry Dragonair ancora va KO. Quando era un Dratini spesso e volentieri andava KO, ma ora che è un Dragonair, dai. Pokémon in arrivo, no, scappi. Che è successo? Cos'era quel boato? Ehi, la grafica! Più che altro la camera, mi è uscito la grafica. Tanto, stiamo lì. Dragonair, una Dragodanzella, così ti potenzi al massimo per spaccare tutto. Firo! Ecco perché sono tanto casinari! Infatti non mi spiegavo, dicevo, ma... Perché sono così forti? Che succede? Più che Pidgeot, quanto è bello Pidgeot. Pidgeot e Pidgey. La mafia. Tra l'altro Vento Aureo, la quinta serie di JoJo, è stata annunciata come trasposizione animata.
Quindi direi che la mafia ci sta benissimo. Se avete letto Vento Aureo sapete di cosa sto parlando. Pidgeot! Va bene! Sì, però basta! Sei... andato. Sei un po' ripetitivo con questi attacchi di turbine, però è andato, quindi... Good game. GG Nori, più che altro. Bene, bene. Per allenare Pokémon qua, però... non è abbastanza. Non è abbastanza... Ecco! Ecco. Mo iniziamo davvero a capirci. Ma il bonus col tipo coleottero non è vero. Se lo prende l'avversario il bonus. Facciamo andare un attimo a Charizard da solo. Perfetto. Qua il bonus è del tipo avverso al coleottero. Vabbè, sì. Ma non è che tu puoi mettermi 10 Pokémon di fuoco all'inizio e poi dopo quando è più avanti mi metti... Cos'era quello? Era psichico? Mi stai dicendo che quel cadavere aveva psichico? Io avrei anche un Gyarados piuttosto forte. Però ha solo flagello. Gli ho cambiato mossa, ha preso provocazione. Gliel'ho ricambiata, flagello. Ho detto lasciamo perdere. Non è il caso di sprecare i Pokémon per fargli fare lo sparring. Non era proprio il caso. Oh, arcobaleno, ottimo, ottimo. Mi piace. Ad Andrelink piace questo elemento. Bene, ora che altri Pokémon ci sono qui. Bene, per questa zona anche penso di riuscire a farla easy. Easy peasy, lemon squeezy. Questo è un trappolozzo. Ecco, infatti, vedi? Ormai ho imparato. Però sto facendo dei buoni danni, E ci picchia, non me l'aspettavo. Alla Kazamu! Perfetto. Kadabra, vieni va! L'ho preso anche quando era in movimento. Grande! Ora c'è il boss oppure c'è quella fase che devi sconfiggere due gruppi di tre scagnozzi e poi dopo... No, c'è Hypno direttamente. Non so se è Hypno o Hypno. Perché è Hypnosis, quindi... O è Hypnosis? Non lo so. Non conosco proprio tutti quanti i termini inglesi meno usati, quindi... A dormire! A dormire! Oh no! Si è svegliato! E ti pareva, mi ha bloccato la mossa. Perfetto, a dormire un'altra volta, va bene. Ma con calma, non c'è fretta. Non c'è fretta assoluta proprio. Fatemelo fuori sto Hypno o Hypno, qualunque cosa esso sia. Per favore! Charizard, quando sei pronto, dormi. Levati, porca miseria, vai. Vabbè però ragazzi, vabbè. Avrei anche un Caterpie all'8. Ma potrei far più che altro per farlo evolvere per il Pokédex, non per altro. Inoltre, a forza di racimolare i punti che ti davano con le missioni e con i punti giornalieri, sono arrivato a 330, ne ho spesi 300 per comprare la statua di Blastoise. Quindi ricevo molti più oggetti blu. A cosa servono gli oggetti blu? Più che altro le rocce fredde. Le rocce fredde servono a trovare Dratini e quindi allenarci Dragonair, farlo salire di livello più facilmente. Perché a 55 si evolve. Via all'esplorazione! Yeah! Allora, che abbiamo qui? Coleottero, vedi? Erba, non coleottero. Mi è uscita male. Abbiamo tipo erba, non coleottero. Sì, sarebbe psicoerba. E il coleottero contro il tipo psico e contro l'erba è più super efficace. Basta Kadabra, vai via. Dai su sta difesa abbassata. Forza, fatevi sotto, dai. Dai, è una trappola? Non è una trappola, strano. Ah sì, invece, eccoli qua dietro, va. È quello a più fasi. Quindi ce ne sarà un altro e poi abbiamo fatto, credo. No, c'è un altro ancora. Mamma mia. Che è successo? Allora, fermi tutti. Beh, Exeggutor comunque sia è grande, non è piccolo come Pokémon. Non so. Ma sei pazzo? Cos'era? Rimbalzo?
È matto. Vabbè. Mistamime. Aiuto! Proteggimi col turbo fuoco. Non ho fatto nulla col turbo fuoco. Perché veniva lì a baciarmi, Draconair? Stava lì, stava a far così con la testa. Non lo so, guarda la bacetta da Charizard. Non è un drago Charizard, sappilo, eh. Se non lo sai, sallo. Dai. Che piaga sto Kadabra. Oh, basta. Dai, senti quante volte premo A. Vuol dire che ti devi sbrigare. È Dragonair. Oh, è andato. Si era anche scottato. Proprio alla fine lo scotta. Sì, perché non ha mai colpito prima. Attenzione, uno era... nuovo? Nuovo perché dovrebbe essere 241, buono. Mi sembra che posso già segnarlo a qualcuno che non ce l'ha. E mo c'è il boss. Potrei farcela, non dico di no. E andiamo allora a fare il boss. Con il mio amichetto qua sto tranquillo io. Molto tranquillo. Pantano bomba o anche le vitrocce nel caso. Per stallare un attimino ed annoiare il boss, così si prende un po' di danni. Cioè io, per farvi rendere conto, ho affrontato talmente tante volte la grotta Ombelico, per allenarci appunto i Pokémon, che praticamente ho sconfitto oltre 1000 Pokémon di tipo terra. Quindi fatevi un conto di quante volte compaiono i Pokémon di dentro, tipo terra, perché a volte possono anche comparire. Perché a volte possono anche comparire Zubat o altri Pokémon. Ragazzi, è il devasto con Dugtrio. È il devasto totale con Dugtrio. Charizard l'ha rimesso in squadra giusto per farlo evolvere da Charmeleon e vedere se con l'evoluzione diventava un buon alleato. Non è male. Perché l'ho fatto? Oh, proprio questa mia mania di premere troppe volte. Mi avrebbe portato alla distruzione, lo sapevo. Cioè no, non sono ancora distrutto, ma... Alla Kazamu! È forte la Kazamina, eh? Oh, e mo che c'è la via libera, stagliamolo un pochino col... Nolly! Che fa? Oh! Buono! Cioè, Dugtrio? Mi mandi KO Dugtrio? E quanto sei forte? Sei anche scottato. Al primo colpo. Bene. Ora dovrei essere in grado di affrontare un po' tutto, allora. Sta ancora cuocendo quello che ho messo a cuocere. Perché ci vogliono 6 turni. Sei turni. Ah, non avevo stato. Perfetto. Con questa sono 6. Quanti ce ne saranno in tutto? È la statua fertilità. Raffigurata Angela. Forse le segnali in crescita perenni sono un buon auspicio per la fertilità del terreno. Aver pronto questa decima a fondo, provvedo subito a individuare un nuovo percorso verso l'area successiva. L'elaborazione dei dati potrebbe richiedere un po' di tempo. Nel frattempo faccio un'altra ricerca. Le statue dell'arena leggenda sono 10 in tutto. Quindi ora ne abbiamo poco più della metà. Non si sa nulla su chi le abbia scolpite. E ancora... Pokébi, di nuovo? Protetta da tutte le statue e le rende la leggenda e costruisci un tesoro straordinario. Devi impossessartene a tutti i costi. Perché? E Pokébi si rompe un'altra volta. Bene. 6100, partiamo! Vabbè, non è detto che non riesco a farlo. 8.008. Analisi conclusa. Ho rilevato un percorso verso nuove aree. Su, proseguiamo. Quindi abbiamo fatto 6,
7, 8, 9 e 10. E poi ci picchia. Ah! Landa punta speed, pentone sbloccato. Bonus tipo roccia. Poi attenzione, bonus tipo roccia. Io ho dei Pokémon roccia, però devo allenarli. Vabbè, ogni modo qui, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Pokémon Quest. In descrizione vi ricordo che ci sono i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con dei nuovi video. Bye bye!